Buongiorno, sono Carlo, mi chiamo Carlo Lanni, e ho 75 anni e ho fatto la vaporizzazione con il Rezum a febbraio e devo dire che dopo la vaporizzazione la mia situazione è migliorata nettamente, nel senso che mentre prima urinavo con una certa difficoltà e con un flusso molto stentato, adesso il flusso è migliorato notevolmente. Non vado più al bagno 3-4 volte per notte, ma forse mi alzo una volta, qualche volta e basta. E per il resto non ho avuto nessun tipo di controindicazione, tutto ha funzionato, devo dire, per il meglio e spero che continui così più a lungo possibile. Per l'intervento in anestesia non ho sentito assolutamente nulla, mi sono addormentato sul tavolo e mi sono risvegliato nel letto nella stanza. E come intervento, come decorso post-operatorio, c'è stata un po' la seccatura del catetere per qualche giorno, ma insomma non, una volta che è passato non si ricorda neanche più, è una problematica trascurabile a mio avviso. E per il resto non ho avuto nessuna problematica di nessun tipo e piano piano la situazione è tornata nella normalità, quando soprattutto ho potuto togliere il catetere, che ci è voluto qualche giorno forse in più del previsto, però è andato poi alla fine tutto a posto, insomma, ecco. Beh, prima della procedura, ripeto, mi urinavo con una certa difficoltà e sempre in quantità limitata e con un certo sforzo proprio dopo questa procedura invece il flusso si è normalizzato. Certo, non è tornato come quando avevo 20 anni, questo non lo potevo neanche pretendere, credo, però si è aumentato notevolmente e anche durante la notte, ripeto, può capitare che mi sveglio una volta per far pipì, ma se ho bevuto parecchio prima di andare a letto, altrimenti mi sveglio la mattina come anni fa, senza dovermi alzare 2-3 volte per notte, come invece mi succedeva prima dell'intervento. L'eiaculazione per ora ancora c'è, ma non è un fatto di medicinale, prima o poi l'età c'è, 75 anni ci stanno, per cui non so quanto può durare, finché dura fa verdura. È uno dei motivi che mi ha spinto a questo tipo di intervento anziché quell'alternativa lì, proprio perché, ripeto, è vero che poi a una certa età uno si dà una calmata, però insomma più tardi possibile, come tutto il resto, insomma uno cerca di vivere al meglio finché gliela fa, e questo è uno dei motivi, ripeto, per cui ho preferito questa procedura all'intervento classico, che sapevo mi avrebbe dato quella controindicazione. Controindicazione che non era limitata nel tempo, ma poi era definitiva, insomma, ecco. No, nessun dolore, anche, ripeto, anche subito dopo l'intervento, un po' di fastidio, ma dolore vero e proprio non me lo ricordo. Non mi pare. Il fastidio più che altro legato al catetere, ma non niente di particolare, un fastidio e basta. No, è nettamente a vantaggio del beneficio, perché, ripeto, il beneficio sta durando da febbraio, ancora dura e spero che continui il più a lungo possibile, mentre le seccature, le controindicazioni dell'intervento, della degenza, del catetere ci hanno avuto una durata molto limitata nel tempo, per cui si superano tranquillamente, insomma, non è stata una cosa trascendentale. Sì, qualche disagio c'è stato, ma più che sopportabile in rapporto poi ai benefici ricevuti dalla procedura. Lo rifarebbe? Sì, se quando sarà necessario lo rifarei senza problemi. Ripeto, perché le controindicazioni ci sono state, non dico di no, però sono state limitate nel tempo e in contropartita c'è un beneficio che invece dura molto più a lungo delle problematiche e dei disagi
che la procedura mi ha eventualmente regato, insomma, ecco.